Oggi si parla di arte. Bentornati su Gio Consiglia, un format che so che vi piace tantissimo. E dato che questo è il mese un po' della primavera, anche se il tempo in questi giorni non è molto clemente con la stagione, non molto coerente soprattutto con la stagione, la primavera è piena di colori, di natura e per questo ho deciso oggi di dedicare questo episodio agli artisti su Instagram. Sono una grande fanatica di arte in generale, mi è sempre piaciuta la storia dell'arte, visitare i musei, vedere un po' le opere, però ho notato in questi tempi dove il social spopola che su Instagram ci sono tantissimi artisti molto validi che creano in digitale oppure in manuale in maniera tradizionale. E oggi ve ne voglio presentare qualcuno di quelli che seguo. Ovviamente non vi presenterò tutti quelli che seguo perché sono tantissimi. Vi presento quelli che a mio avviso sono degli artisti secondo me molto molto validi. Allora, la prima persona che vi propongo è Claudia, che gestisce il profilo Cladart. Ha uno stile molto rotondo, lo definirei rotondo perché ha queste forme molto tondeggianti e in un certo senso rassicuranti nelle sue opere. Lei, prima di tutto, c'è da dire che non è un'artista di professione, ma è una contabile, quindi fa un lavoro completamente diverso. Infatti, l'arte per lei è un modo di sfogarsi, ecco, di ritrovare un po' un suo momento di serenità. Le piace comunque farsi ispirare dalla natura, da cose che vede, anche da cose che legge, perché comunque è una persona che legge anche tanto. E oltretutto vuole anche lanciare ovviamente dei messaggi attraverso la sua arte, che possono essere degli spunti di riflessione su vari argomenti, tra cui anche l'ambientalismo, che è un po' un suo punto di forza, ecco, un po' un messaggio forte che le vuole lanciare. E in più dà degli spunti di riflessione su vari argomenti, in base a ciò che viene raffigurato nella sua opera, le dà degli spunti di riflessione. E quindi niente, io vi consiglio di andare a visualizzare il suo profilo, a dare un'occhiata alle sue bellezze artistiche. La seconda persona che vi presento è Paola di picocchetto.jpg. Di lavoro non fa l'artista, anche lei utilizza l'arte come sfogo, come sua personale passione, tant'è che non ha frequentato un liceo artistico, comunque una scuola d'arte, ha semplicemente fatto poi per colmare alcune sue lacune appunto artistiche la scuola Comics di Milano, perché lei è trevigiana d'origine ma si è trasferita a Milano appunto per lavoro. Un giorno le piacerebbe vivere d'arte perché comunque è una sua grandissima passione, le piacerebbe soprattutto riuscire a colmare le varie lacune che ha in questo ambiente, però io trovo che già di natura abbia molto talento e sia molto brava in quello che fa. La tecnica che predilige è l'acquerello, che rispecchia un po' la sua personalità, che allo stesso tempo è pignola e piena di regole, come appunto la tecnica d'acquerello, ma allo stesso tempo si fa un po' trascinare da quello che decide l'acqua, ecco, quindi dagli eventi. La cosa che la ispira di più è la natura principalmente, ma in generale si fa ispirare da qualunque cosa essa veda, quindi la bellezza artistica piuttosto che un paesaggio, piuttosto che qualcosa che legge, qualcosa che vede, una musica che ascolta. Questa è una cosa molto bella, una peculiarità bellissima. E con la sua arte appunto cerca di trasmettere quello che prova nel momento in cui si interfaccia con il determinato soggetto che decide di andare a riprodurre. Soprattutto il suo soggetto preferito sono gli uccellini, perché le danno un senso di libertà appunto nella sua arte. Penso, almeno questa è la mia riflessione personale, che l'artista che non fa questo lavoro di professione veda le sue opere appunto come uno sfogo di libertà, come una cosa liberatoria, e quindi ci sta che tra i soggetti preferiti degli artisti ci siano tutte simbologie legate a questo sentimento, ecco, a questo obiettivo anche. E quindi niente, io vi consiglio questo profilo ricco di tanti soggetti molto interessanti e vi consiglio di andargli a dare un'occhiata. Parliamo ora di un artista che io adoro da tantissimo e che ultimamente ha spopolato grazie all'illustrazione della copertina di un libro che sta diventando molto molto famoso. Adesso ve la nomino e capirete subito. Giulia J. Rosa. Penso che tra tutte queste artiste che vi sto proponendo sia la prima che sono andata a seguire in maniera costante, perché le sue opere sono una più bella dell'altra. Sicuramente c'è un fortissimo messaggio di femminismo e di emancipazione della donna, ma in generale ci sono dei forti messaggi di interiorità, di emotività forte, si rifà anche magari a dei fatti di cronaca che prendono piede in Italia in particolare, ma anche nel mondo, per ispirare le sue opere. Sono opere molto molto moderne e ha uno stile pulitissimo, secondo me, pulito e soprattutto innovativo per quanto riguarda l'arte. Giulia J. Rosa, come dicevo, è diventata famosa ultimamente anche, non solo per le opere letterarie o artistiche che ha
prodotto lei stessa in precedenza, ma per aver disegnato la copertina del primo romanzo uscito da pochissimo di Camille Hawk, Camilla Boniardi, per chi la conoscesse con questo nome. Anche lei è una grandissima fan di questa artista. Penso che tutte queste informazioni vi possano bastare per conoscere Giulia J. Rosa, ma io vi consiglio caldamente di andare a vedere le sue opere perché sono veramente di ispirazione, molto molto di ispirazione. La prossima persona che vi presento è Pia D'Avanzo, del profilo D'Avanzo and Avanzo. La storia di Pia è molto toccante, quando me l'ha raccontata ci sono veramente rimasta molto emozionata, ecco, nel leggerla, e quindi ci tengo a condividerla con le parole giuste per farvi capire anche da dove nasce un po' la sua arte. Pia nasce come scrittrice e illustratrice, quindi fa l'artista di lavoro in un certo senso a 360 gradi. Ha lavorato per Canon UK come ritrattista per 14 anni, ma il 2020 le ha cambiato completamente la vita, perché nel 2020 si trasferisce a Milano ed è iniziata la sua nuova vita, in quanto si è trasferita a Milano incinta e purtroppo ha perso la sua bambina al sesto mese. E l'arte l'ha salvata da questa esperienza decisamente brutta, trasformandola in un'esperienza bella e ricca di emozione che ha ispirato appunto le sue opere d'arte più famose in qualcosa di colorato, di bello e di amorevole anche in un certo senso. Un suo sogno in particolare è quello di scrivere un'opera illustrata da lei sul genere di Agatha Christie, sul mistero e ricette, ecco, e io spero tanto che riesca a realizzare questo sogno, perché è un progetto secondo me ambizioso ma anche molto molto bello, e che lei secondo me potrebbe riuscire benissimo a realizzare. Sta appunto scrivendo un libro e i personaggi di queste illustrazioni nuove che sta creando, che trovate sul suo profilo, sono personaggi molto semplici ma che piano piano si caricano di esperienza e di emozione. Questa è una cosa che traspare proprio nel momento in cui vedi le sue vignette anche. Adesso questa ve la leggo perché è bellissima. E dice: le mie illustrazioni sono un tributo alla felicità nella cucina italiana, all'amore che non ha regole e ai misteri che solo l'intuito può risolvere. Cioè, bellissima, bellissima. E sono frasi che mi ha scritto di getto, cioè non è che gliele ho chieste, scrivi in un certo modo. Bravissima Pia. E qua trovate appunto alcune delle sue illustrazioni, ma il suo profilo ovviamente è ricco di lavori, quindi andatelo a vedere assolutamente. In ogni caso, brava Pia per questa rivoluzione della tua vita. Il prossimo profilo che vi vado a promuovere con i miei discorsi molto simpatici è la Nutria Scomoda, o la Nuda appunto. È un profilo molto simpatico, irriverente sotto certi aspetti, ma dalla bellezza artistica decisamente unica. L'artista nasce a Venezia, che è una città che adora, infatti penso che a questo punto non la lascerà mai. Non fa l'illustratrice di lavoro, ma opera in ambito legale per quanto riguarda l'immigrazione, quindi una cosa completamente diversa. Diciamo che, come per tanti, l'arte l'ha salvata un po' dalla quarantena. È stato proprio il Covid, il periodo Covid, che l'ha ispirata a immergersi completamente nel mondo dell'arte, riscoprendo un talento che aveva perduto forse in un certo senso, oppure che aveva semplicemente accantonato. Nasce in quanto artista come ritrattista, però dopo un po' si è stufata di fare ritratti, giustamente, e quindi ha iniziato più che altro ad illustrare, senza ovviamente abbandonare il ritratto, però comunque il ritratto diciamo che adesso occupa una minimissima parte del suo lavoro e si dedica di più alle illustrazioni, anche perché penso che sia la sua aspirazione diventare effettivamente un'illustratrice. Con la sua arte lei cerca di dare sfogo a quello che sentiamo in quanto esseri umani, quindi le emozioni, le sensazioni, un po' alla fine la chiave dell'arte, devo dire. E ultimamente si sta dedicando a vignette che ricalcano un pochino anche qualcosa di irriverente, come dicevo, di simpatico, anche per non cadere sulla pesantezza, perché alla fine l'arte purtroppo di questi tempi è una cosa un po' incomprensibile ai più, sta un po' in un certo senso passando di moda, quindi ci sta che si dia una vena un po' più simpatica appunto alle varie opere, in modo che attirino anche più gente. Quindi niente, bellissimo questo profilo, altro profilo che vi consiglio caldamente. Poi abbiamo Sara di Sara Artist, che ho scoperto un po' di tempo fa, a dire il vero,
e di cui mi sono innamorata per le vignette che rappresenta. Lei rappresenta principalmente delle vignette che riguardano l'amore, quindi vedi sempre questa ragazza che immagino sia una sorta di autoritratto, approcciarsi con delle vignette, con delle piccole frasi, delle canzoni, anche ci sono anche dei reel molto carini sul suo profilo, con l'uomo di turno piuttosto che col fidanzato, non so se sia fidanzata, comunque perdonami nel caso, e in più fa anche delle caricature, attori famosi, cantanti famosi, tutto fatto in digitale, ma comunque fatto decisamente, decisamente molto bene. Lo stile che ha lei è proprio da fumetto italiano, a mio avviso. Infatti, vedendo le sue opere, ti sembra quasi di leggere un vero e proprio fumetto. Infatti, io le auguro con tutto il cuore di riuscire a pubblicare qualcosa di suo a livello artistico, perché ne varrebbe veramente la pena. Vero è che lei si fa ispirare magari dalla canzone di turno piuttosto che dalla frase di ispirazione motivazionale di turno, però devo dire che c'è anche una certa fantasia dietro nel rappresentare una frase. È una tecnica che mi piace molto e che anche io ho utilizzato disegnando e passando il tempo con la mia matita. Soprattutto alle superiori io mi facevo ispirare dalla data frase per poi ricreare una vignetta tutta mia. È una cosa che apprezzo e che abbiamo in comune, anche se lei non lo sa, e che trovo molto bella in generale come tecnica. Quindi andate a dare un'occhiata al suo profilo e sono sicura che lo troverete di ispirazione. Poi abbiamo Giulia Casarotto, detta Giulia e Giulia sul nostro social di fiducia. Abita in Però è nata a Vicenza, in Veneto, per chi non sapesse dov'è. Appunto, si è trasferita per lavoro, lavora come illustratrice, ha già pubblicato un libro per bambini illustrato da lei e sta lavorando alla sua seconda opera. Il suo lavoro principale è lavorare come illustratrice in un museo, ma appunto si applica anche per opere letterarie, come vi ho detto, quindi diciamo che anche lei spazia un pochino, coglie l'occasione nel momento in cui arriva ed è una cosa molto bella. Adora disegnare gli animali in particolare, si vede benissimo dal suo profilo, tant'è che questa passione per gli animali l'ha spinta a diventare vegetariana. Cerca sempre di utilizzare dei colori vivaci e brillanti, soprattutto perché le sue opere sono indicate, diciamo, per bambini, però anche per adulti che vogliono ritrovare un po' la serenità e l'allegria, perché appunto colori di questo tipo spingono ad essere allegri. Infatti le sue opere sono molto molto carine, pucciose, cioè sono tanto tanto carine e ci sono anche tanti panda e questa cosa mi piace un sacco. Insomma, lei cerca di perseguire uno stile di vita all'insegna della positività, dell'allegria, cerca di trasmettere anche questa cosa e ci riesce benissimo, secondo me. Quindi andate tutti a vedere il suo profilo, soprattutto se avete bambini, chissà che non possa creare per voi qualche cosa di adeguato ai vostri figli. Poi abbiamo la dolcissima Eleonora, con la quale ci siamo scambiati innumerevoli audio. Però è stata una cosa molto carina perché è sembrato quasi un'intervista parlata, anche se ci siamo parlate solo in direct, però è stato molto carino. Eleonora di Eles Artland. Ho dovuto fare lo spelling quasi perché è complicatissimo da dire velocemente. È una ragazza giovane comunque che appunto anche lei, come altri, non fa arte come lavoro, né ha studiato arte, tant'è che adesso all'università studia lingue. Per l'università si è dovuta trasferire, ha abbandonato una delle sue più grandi passioni che era la danza, sister. Infatti abbiamo trovato in comune questa cosa, ha la passione per i gatti anche, infatti si vede in alcune delle sue opere che i felini sono tra le sue preferenze a livello di animali. In generale lei si rifà molto alla natura, alle bellezze artistiche, predilige come altri l'acquerello e si vede tantissimo nelle sue opere. A me piace un sacco l'accostamento e le sfumature di colori che utilizza nei suoi quadretti, nei suoi segnalibri, insomma lei fa un po' di tutto, fa tipo cartoline anche, fa segnalibri, fa quadri veri e propri. Insomma, lei si diletta con questa cosa e per sopperire ad alcune sue mancanze dovute al non studio, ecco, nel vero senso della parola, dell'arte, frequenta dei corsi online appunto per migliorare le sue tecniche. Infatti, nelle sue opere, in descrizione, voi trovate le opere di suo pugno, che sono anche quelle che vi sto mostrando qua in video, e le opere che sono invece state, diciamo, commissionate da questo corso online. Quindi sicuramente questa specifica è lodevole perché non tutti lo fanno, anzi, molti prendono anche le opere dagli altri e le fanno loro, quindi cioè, è una cosa veramente molto lodevole per Eleonora. Mi sono innamorata delle sue opere perché con questi colori pastellosi, anche gli animali che dipinge, dà un senso di serenità e mi ricorda un po' il Giappone. Non so per quale motivo, ma appena ho visto una delle sue opere mi ha ricordato la tecnica giapponese. Comunque, bellissimo profilo, bellissime opere, andatelo a vedere. Ultimo nella nostra lista di profili di artisti su Instagram è il profilo di Erika, detta Aki Anyway.
lei. Si è trasferita da 2 anni in Germania, ma è originaria di Reggio Emilia. Lavora in Germania come creatrice di sfondi per videogiochi e come artista, appunto, perché sappiamo benissimo che lavorare come artista all'estero è molto più semplice in tutti i campi dell'arte, eh? E qua mi fermo perché sennò divento polemica. Ha studiato come architetto, ma fondamentalmente non ha mai lavorato come architetto. Tuttavia, l'architettura ha sicuramente ispirato molte delle sue opere, che rappresentano dei piccoli edifici in miniatura. Sicuramente lo studio dell'architettura l'ha aiutata in questo senso, perché figuriamoci, se non avesse avuto delle nozioni base di architettura non avrebbe mai potuto creare opere con questi soggetti, se non altro. Disegna da quando era teenager, è una sua grandissima passione, e sin da quando era teenager il suo obiettivo era di riportare su carta i suoi personaggi, dargli vita, dargli un contesto, uno scopo e trasmettere appunto le emozioni che questi personaggi le regalavano, fossero essi tratti da fan art, cioè non tratti da fan art, fossero essi delle fan art di serie TV, di film e via dicendo, fossero essi dei personaggi inediti. Personaggi che voi potete ovviamente trovare sul suo profilo tranquillamente. Dispara completamente nei suoi soggetti, appunto, come dicevo, disegna piccoli edifici, disegna personaggi. Effettivamente il fatto che lavori con il mondo dei videogiochi è un po' una sua peculiarità, perché si vede anche nella sua arte che il suo stile richiama molto lo stile di un videogioco, appunto. Tuttavia è uno stile veramente bello, a me piace tantissimo vedere le sue opere, spero ne farà tantissime altre. È un profilo che vi consiglio molto, soprattutto perché è super super colorato, ricorda un po' i cartoni, e soprattutto se siete appassionati di serie TV, cantanti e via dicendo, andatelo a vedere, perché lei fa tantissime fan art in merito. E abbiamo finito con questo ennesimo episodio. Ci tengo a concludere dicendo che ho voluto dare spazio agli artisti proprio perché, come vi ho detto poco fa, l'arte purtroppo al giorno d'oggi è un po' sottovalutata, nel senso, come potere, a livello di potere per trasmettere emozioni, per godere della bellezza in maniera semplice senza un determinato scopo, è tutto molto sottovalutato. Quindi volevo dare spazio a questi artisti, anche perché appunto magari avete delle occasioni per il quale potreste commissionare qualche lavoro in particolare a questi artisti, e sarebbe una cosa molto bella, perché fanno un lavoro che secondo me è molto utile per ritrovare l'umanità vera e propria, cosa che ci è mancata tantissimo in questo periodo. Non nego che io mi sono sentita molto ispirata e mi piacerebbe tanto commissionare qualche opera a queste artiste, quindi magari ci metteremo d'accordo e vedremo un po' come fare. Io spero di avervi ispirato a livello artistico, di avervi appassionato con queste artiste, di essermi avvalsa delle loro opere per ispirarvi, e spero che andrete a visitare i loro profili e magari a contattarle per qualche opera da regalare o da tenere per voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne avete altre da consigliare, chi sono le vostre artiste preferiti, i vostri artisti preferiti su Instagram. Magari dedicherò a questo tema un altro episodio. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare ai vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con il wrap up dei film e delle serie TV che ho visto appunto nell'ultimo mese. Invece ci vediamo con il prossimo Gio Consiglia il 20 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!